Vai. Bravissima. Ok. Vai. Esatto. Eccola. Eccola. Unlock your full potential at Crack Addicts. Buongiorno a tutti, oggi siamo in compagnia di Rossella e facciamo un trattamento osteopatico. Rossella, girati verso la finestra, dimmi se hai dei dolori, dei fastidi. No. Oggi niente? No, oggi niente. In generale stai bene? Senti dei punti un po' più tesi? Sì, la parte del collo tendenzialmente. Questa zona qui? Sì, forse perché sono andato al computer. Ok, anche questa quindi? O solo verso qua? Solo verso qui. Ok, va anche verso l'alto, verso la testa, mal di testa, niente? Mal di testa, a volte ma poche. Poca roba, ok. Trapezi? Beh dai. No, posso. Abbastanza morbidi. Fai sport? Sì, vado in palestra. Mm-hmm. E fino al mese scorso facevo pattinaggio su ghiaccio. Oh, bellissimo. Sì, ora è finita la stagione. Sì? Che fai, singolo o doppio? No, singolo, lezioni sei private. Bello. Allora, vai giù a toccarti la punta dei piedi. Brava. Torna su. Giù di nuovo. Torna su. Qualcosina c'è, da togliere. Mettiti seduta qua al centro. Allora, valutiamo un po' la forza. Braccia dritte avanti a te. Allarga un po', guarda me, spingi verso l'alto. Brava, spingi verso il basso. Spingi verso il fuori. Spingi verso il dentro. Bene. Che lavoro fai? Architetto di interni. Per quello che sono anche. Esatto. Esatto. Bello però, dai. Molto creativo. Dai, che voto dai a questo studio? Beh, dai. Devi darlo alto perché sennò ti scrocchio malissimo. No, ha fatto una bella impressione. Ok, meno male. In realtà chissà cosa sta pensando. Allora, gira il collo a destra. Dimmi cosa vedi di me, mano gomito spalla, mano gomito spalla, viso. Allora, mano gomito e poca spalla. Ok, gira a sinistra. Aspetta che ti sposto stavolta il capelli di qua. Stessa domanda. Uguale a prima. Quindi mano gomito spalla. Spalla, ok, torna al centro. Mi fai un bel respiro nella bocca aperta. E fuori. Un altro. Brava, fuori. Ok, pancia in su. Giù le gambe, perfetto. Quanti anni hai? 28. Quanto sei alta? 1,73. Ok. Un altro respirone. Un altro. Perfetto, respiro pure normale. Mangi bene, mangi male? Non puoi mentire. Non posso proprio mentire. Non puoi mentire. Non mangio in modo troppo sano, ma neanche troppo... Ok, una via di mezzo. Sì, dai. Ok. Allora, con la gamba dritta spingi verso l'alto, quindi non piegarmi il ginocchio, vai, spingi. Stop, brava. Spingi. Spingi ancora questa? Ok. Braccia a me. Bella morbida. Giù. Spingi verso il muro. Brava. Verso quest'osso qui, quindi così. Bravissima. Spingi verso l'interno. Vai. Perfetto.
Stessa cosa facciamo di qua, quindi spingi verso il muro. Qua non tieni, spingi verso l'osso. Questi sono blocchi sulla colonna vertebrale. Vedrai che dopo, liberando il punto, diventi forte su quel punto Quindi sulla destra sono. lì. Sì. Yes. Vuol dire che c'è qualche vincolo meccanico che non sta facendo lavorare bene la struttura. Anche se tu dovessi essere destra. Infatti. Allora, non sentirai dolore, brava giù sdraiata, anche i capelli che sono lunghissimi, non sentirai dolore, solo rumore, ti spaventerà magari il rumore, ma ti assicuro che non fa male. Ti fa più male qui o ti fa più male E allora c'è da dire che ieri sono andata anche in qui? palestra, Ok, quindi senti quindi un po' sento di già un dolore da post post-attività, palestra, ok, va esatto, però un dolore sopportabile, ecco. bene. Ok, va benissimo. Allora, ok, qua è male. Un po' sì. Qui? Più qui? Mi sta più qua, sì. Ok. Ah, quando vuoi sono pronto, dimmi tu. Vado? Sono rilassato. Bravissima. Uno. E due. Direi che eri abbastanza bloccata, cosa dici? Dolore zero, vero? No, Visto? niente. È È più il proprio. È più il rumore rumore che spaventa. Allora, adesso vieni semplicemente un pochettino più verso il bordo del lettino. Poi mi dai le braccia a me, una mano sulla spalla, una mano sulla spalla, gomito gomito allineata. Anche qui sentirai un rumore sotto la schiena, eh? Anche questo non fa male. Inspira, fuori l'aria, morbida morbida. Eccola, torna al centro. Spingi verso il muro. Vedi cosa tieni? Spingi verso l'osso. E che non c'è di più. Era proprio solo un blocco. Sì, prima mi sembrava di fare uno sforzo Esatto. enorme. Esatto. Senti anche il piede che rumoracci. Ok. E perché ti ripeto, o ti fai sbloccare una volta ogni tanto oppure molto stretching. Quindi, siccome la postura seduto comunque ti comprime, tu con lo stretching allunghi, però Sì. poi come vedi quando c'è il blocco E se devi manualmente fare devi. Eh sì, poco. esatto. Ecco, una cosa che sbaglio è magari saltare lo stretching in Lo palestra. so, ma Chiedo saltano tutti, scusa. È una cosa di tanti, se non tutti. Ma perché è noioso. Sì, però si dovrebbe. Però è un toccasana in realtà. Però non ti posso sgridare perché sono così anch'io, quindi. Fianco di qua, vieni più vicina, stop, adesso ti sentirai cadere dal lettino ma non cadi, quindi tu stai bella molle, faccio tutto io. Ok, morbida, gomito gomito, collo all'insù così, giù bella morbida, bravissima, inspira, fuori l'aria. Eccola, fianco di qui, Sì. stessa cosa, quindi vieni vicino a col sedere, piega, così, gomito gomito, così, e questa più così, inspira, fuori l'aria, ok, pancia su. Bene, abbiamo tolto un bel po' di cosette, eh? Ruota il collo a destra, gira bene, così. Ruota a sinistra. Ok, allora mano sui fianchi, un po' più in alto, brava.
Quando te lo dico io, mi dai una bella gomitata all'indietro. Vai, bravissima. Uno, vai, e due. Sei croccante. Allora, ti ripeto, non hai molte cose. È che la colonna è un po' compressa, poverina, per la posizione che tieni. Quindi, liberando così, starai veramente bene. Magari domani sarai un po' infastidita, eh? Che comunque ti si infiamma un po' il corpo, sicuramente. Mi fai ancora un bel respiro in bocca aperta e fuori l'aria. Ok, su in piedi. Adesso guarda di qui. Fai un salto, ok, rimettiti a pancia in su e vediamo se ha mantenuto quest'arto forte. Dritta, spingi verso il muro e spingi verso quest'osso. Ok, vedi, buono. Seduta. Quindi consigli se non stretching non te ne do, adesso vedi che sei bella dritta. Quindi non hai problematiche particolari, allunga e quando fai stretching attenta a non andare in apnea. Quindi respira sempre. Perché sennò il vizio poi è, cioè lì ottieni l'opposto, il muscolo si contrae di più, quindi piuttosto non farlo. Poi respirazioni anche molto profonde, 90 secondi per allungamento vanno benissimo. Il resto dai, promossa. Va bene, Va bene, grazie mille. grazie a te.
Buongiorno a tutti, oggi siamo in compagnia di Elisa, che è una studentessa di osteopatia, quindi sono molto contento che è venuta qua da me. Dici un pochettino qual è il problema, che cerchiamo di capire insieme da dove arriva. Ok, allora in realtà da un po' di settimane ho un dolore alla spalla che si è irradiato poi fino alla mano e a questo livello, e quindi mi rimane soprattutto quando scrivo o in alcuni momenti della giornata. Ok, segue un percorso o salta? Cioè ti rimane qui, qua no e qua sì? No, tendenzialmente salta, però a volte sento anche che continua, dipende dalle volte. Ho messo ferro di epicondiliti, hai avuto problematiche al gomito, no? Quindi solo spalle e mano. È un dolore puntiforme, trafittivo, o è un dolore un po' più ampio? No, un dolore puntiforme anche alla mano. Ok. Allora, braccio dritto, spingi verso l'alto. Dolore? No. Spingi verso l'alto. Dolore? No. Con la tua mano spingi verso la tua spalla. Dolore? Un pochino. Un pochino. Dove? Sì, sempre un po'. Ok, quindi così si ricorda un pochettino. Questa zona. È un po' il capo breve infiammato. Hai male solo alla spalla o hai male anche al collo? No, tendenzialmente solo alla spalla. Solo alla spalla? Sì. C'è un movimento che riesci a farmi che ti richiama a questo dolore? Allora, a volte quando proprio sforzo un pochettino anche in rotazione la spalla, se faccio così sento più, sì. E se ti metto in questa posizione con il collo e ti faccio rifare il movimento? Aumenta, diminuisce o vale il dolore? No, non lo sento se non nel tratto un po' più finale. Ok. E se invece ti faccio inclinare e ruotare da questo lato, prova a muovere? Peggiora o uguale? No, però sento un po' più difficoltà a svolgere il movimento. Quindi c'è sia una componente biomeccanica, sia una componente infiammatoria del tendine. Ok. Quindi la parte infiammatoria la gestisci con il freddo. Metti un ghiaccio, fai 6 minuti di ghiaccio 10 senza, ripetuto per 3 volte. Oppure metti, sai, i classici gel, effetto ghiaccio, effetto freddo, risparmi sul deltoide. Però togliamo tutte le interferenze, almeno eliminiamo causa e sintomo. Colonna invece la senti leggera, senti qualche blocco, sei sovraccarica? No, non sento nessun blocco, anche a livello del trapezio o nulla. Ok. Piega, collo in avanti, piegati in avanti. Torna su. Allora, linea pancia in alto, ci vogliamo un attimino l'addome. Qua il dolore? No. Qua il dolore? No. Qua il dolore? No. Qua il dolore? Si è sposto in questa direzione? Senti tirare? No, nessun fastidio particolare in realtà. Morbidissima, piega. Mi sento dolore, lo senti tirare. No. Piega. No, perché mi sento un pochettino più legata da questa parte. Ok, però... sempre qua sotto? Sì. Ok. Un po' di fastidio. Ok, qua? No. Qui? No. Quindi qua un po' di fastidio ce l'hai? Sì, che aumenta un pochettino più in alto. Ok. E se ti faccio aprire la bocca? Qua aumenta, rimane uguale o diminuisce? Forse aumenta leggermente. Ok. Proprio poco. Prova a shiftarmi verso sinistra la mandibola. Brava. Tengo io. Diminuisce? Cioè sento che comunque lì che c'è qualcosa che non va, okay. Lo sento comunque abbastanza presente. Va bene, adesso ti manco, eh? Questa bella tesa sul temporale. Brava. Questo si è abituato ormai, no? Da buon osteopata. Metti questa mano dietro al collo, morbidissima, inspira, fuori, fai un bel respirone, fuori, inspira,
fuori, inspira, fuori, inspira, fianco destro, uno, inspira, fuori, un po' più indietro, ok, mani dietro la testa, chiudi i gomiti, piega un po' in avanti, piega, stop, morbidissima, facciamo versare male, pensavo peggio, ho tutta questa parte alta che ti dà fastidio. Mano sul fianco, quando te lo dico io, un bel colpo verso l'indietro con il gomito. Ok. Vai. Bravo. Prova a muovere la spalla. No, adesso riesco più, cioè mi sembra di riuscire a fare il movimento un po' più ampio. Sì, 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 sì. Prima lo sentivo più ristretto nella qualità. Sicura con i peso traumi? E che io ricordi no, cioè ho preso un trauma ma all'altra spalla che non mi ha mai fatto male. Ok. Cioè trauma, in realtà ho sbattuto contro uno spigolo, quindi non è proprio un trauma importante. Però... Ok, ti ho dato tutto. L'unica cosa che vabbè, tu saprai molto bene, non posso eliminare l'infiammazione, quella l'ha avuta fuori il corpo da sola, quindi non avendo più interferenze il tuo corpo funziona meglio, l'infiammazione può andare fuori. Però se tu mi metti un po' di freddo, aiuti un attimino a gestirla. Grazie. Dimmi se senti male a questo punto. Non sento male, però sento che mi sia un pochettino contratto. Ok. Un filo. Mi fai un bel respirone. Fuori. Ancora. Fuori. Ancora? Fuori? Ok. Direi bene. Si bella forte, eh? Spingi verso l'alto. Piega. Con la mano vai verso la spalla. Dolore? No. Ok, questo ovviamente era un po' di dolore, però il freddo lo metterei lo stesso, così togliamo davvero l'infiammazione. Benissimo. Ok, niente, fai un po' di stretching, cerca di stare a riposo nei prossimi 2 giorni da oggi che ti ho trattato. Sì, certo. E basta, perché a livello biomeccanico è tutta la parte alta che è in disfunzione. Ok. Il resto devo dire che... Allora con un po' di freddo... Sì, poi... quello per quanto riguarda l'infiammazione andrei ad aiutare un po' il braccio. Capo breve, capo lungo, metti su un po' di... Se hai tempo, ghiaccio, perché mi fai 6 minuti di resistenza per 3 volte e vediamo un attimino. Benissimo. Bene.